Grazie per aver scelto questo talk rispetto che a un altro. Allora, di che cosa parliamo oggi? L'infrastructure as a code, particolarmente con Terraform. Allora, innanzitutto, chi è che sono io? Io sono Marco Colombo, sono un DevOps inideato. Ho lavorato tanto con OpenStack, in giro un po' per l'Europa, su tutta la parte infrastrutturale. Adesso ho deciso un po' di concentrarmi un po' di più su quella che è la parte più vicina all'applicativo. E questi sono i miei riferimenti, insomma, trovate il mio account Twitter, GitHub e anche le mail. Quindi se avete dei dubbi o se volete degli approfondimenti o volete scrivermi per qualunque altra motivazione, mi scrivete e con la massima libertà ci prendiamo un'oretta, un pomeriggio e vediamo magari qualcosa di un po' più profondo rispetto a quello che vedremo oggi. Come vi dicevo, lavoro per Ideato. Chi è Ideato? Noi ci definiamo degli artigiani del web. Perché? Che cosa facciamo? Facciamo del software a misura del cliente, tenendo molto in considerazione la felicità del cliente nel momento in cui riceverà il software. Non facciamo solo software, facciamo anche tutta la parte di migrazione di infrastrutture sul cloud, quindi accompagniamo il cliente nella migrazione e nell'ottimizzazione della sua infrastruttura in modo che appunto possa stare sul cloud. Oltre che tutto questo facciamo la parte formativa, quindi siamo partner Amazon e facciamo tutta la parte di formazione, dove facciamo docenze accademiche o facciamo corsi su PHP, Symfony, eccetera, tutto questo genere di cose. Volevo cominciare un po' con questa frase epica di definirei, perché dopo gli eventi che sono successi un po' nelle ultime settimane, oggi andremo a vedere questo tool che si chiama Terraform, che ci dà tantissimo potere in mano. Quindi nell'arco di qualche minuto vedremo che saremo in grado di costruire un'infrastruttura che possa contenere, che sia anche un'infrastruttura complessa. Nell'arco di pochi, 5 minuti, potremo crearla questa infrastruttura, ma in 2 minuti potremo anche distruggerla. Quindi quello che volevo dirvi con questa frase è che è un tool bellissimo, ma bisogna prestare ancora più attenzione rispetto a quella che prestate tutti i giorni, che prestiamo tutti i giorni nel fare il nostro lavoro. Dopo questa introduzione un po' iniziale, andiamo a vedere insieme che cos'è l'infrastructure as a code. Innanzitutto ci permette di scrivere ed eseguire del codice per definire, deployare e aggiornare un'infrastruttura. Quindi io non andrò più a mano nella console di Amazon, nella console di Google, dove voglio. Io andrò a scrivere del codice, lancerò questo codice e in automatico mi ritroverò un'infrastruttura totalmente creata. Facciamo, non so, un classico esempio di quella che può essere una startup di giorni di oggi, ok? La startup comincia, apre la sua applicazione e crea un'istanza su EC2 in questo caso. Dopo l'applicazione comincia ad andare bene, quindi ha bisogno di scalare, quindi crea più istanze, magari sviluppa nuovi servizi, quindi vengono create più istanze. Ad un certo punto però vengono assunti anche degli sviluppatori nuovi, quindi abbiamo tanti sviluppatori che lavorano sulla stessa infrastruttura. E poi qualche sviluppatore porterà delle competenze nuove, come non so, io ho usato Google Cloud Platform, mi sono trovato benissimo, ha dei servizi molto più belli rispetto a quelli di Amazon, allora usiamo anche Google Cloud Platform. E allora ci aggiungiamo, oltre alle classiche istanze C2, anche delle istanze su Google Cloud Platform. L'infrastruttura comincia già a diventare un pochettino più complessa. E poi cosa facciamo? Voglio che non usiamo un DNS Cloud, e allora ci mettiamo il DNS Cloud. Poi ci mettiamo il cloud storage e poi una cosa che non può mancare assolutamente in una startup dei giorni d'oggi è Docker. Cioè, ragazzi, Docker fa figo, bisogna usarlo, no? E quindi ci aggiungiamo, oltre a tutta la complessità dell'infrastruttura che c'era già, anche Docker. Quindi, allora, la domanda che un po' mi rimane di questa cosa è che noi da un'infrastruttura molto semplice, nell'arco di 7 giorni, perché erano passati 7 giorni, siamo arrivati ad avere un'infrastruttura complessa da gestire. Qualcuno dovrà fare la gestione di questa infrastruttura. Allora, le domande che ho sono queste.
com'è che facciamo a tenere traccia delle istanze, delle risorse che io sto utilizzando in questo momento? Noi sappiamo benissimo che, dato che c'è questa sorta di pagamento a orario, ci sono spesso delle istanze che magari sono lì da una vita, non si sa bene cosa fanno, ma sono soldi che se ne vanno. E quindi questo tool ci può aiutare innanzitutto a tenere traccia di cosa io ho, diciamo, in produzione nel mio account Amazon. Altri dubbi che mi vengono è come faccio a gestire i cambiamenti dell'infrastruttura. Come faccio a controllare il ciclo di vita di una risorsa. Io la risorsa l'ho creata oggi, la cancello tra 2 ore. Questo mi permette di controllare anche il ciclo di vita di una risorsa. Altre domande che vediamo è appunto, io ho, come nell'esempio che abbiamo visto prima, Amazon, ho Google Cloud Platform e ho Docker. Come faccio a gestirle tutte insieme? O divento matto e faccio una gestione classica e manuale di quella che è l'infrastruttura, o cerco di capire quale tool può aiutarmi nel gestire meglio questa infrastruttura. Quindi il tool che dicevo è appunto Terraform. Allora, cosa ci permette di fare di Infrastructure as a Code? Allora, innanzitutto ci permette di evitare errori umani durante la creazione dell'infrastruttura. Se mi piacerebbe capire quanti di voi hanno creato un'infrastruttura, l'hanno messa in produzione, il software benissimo, il staging andava tutto, poi puntualmente in produzione non andava, e quindi aspettare, debug, capire cos'è che era successo, e poi hai scoperto che ti sei dimenticato di installare un software. Allora, facciamola con un'infrastructure as a code, così io sono sicuro che tutto quello che mi serve ce l'ho all'interno del codice, e sono sicuro che se dovrò ricreare un'altra infrastruttura del genere non andrò a dimenticarmi di alcune piccole parti che però magari si rivelano molto importanti. Altra questione, come dicevo prima, io magari nel momento in cui ho messo in produzione un'infrastruttura me ne serve creare un'altra. E allora cosa faccio? La ricreo da capo? Però a livello di costo, ha un costo molto elevato. E quindi se io mi configuro la prima infrastruttura con un tool di Infrastructure as a Service, poi potrò ricreare la stessa infrastruttura nell'arco di pochissimo tempo, risparmiando un sacco di tempo nelle attività classiche di configurazione, installazione del software, configurazione, ottimizzazione, e tutto questo lo posso fare in pochissimo tempo. E soprattutto un altro dei vantaggi che abbiamo con Infrastructure as a Code è tutta la parte di version control e code review. Che cosa vuol dire? Il mio template Terraform lo potrò committare sul repository come se è del codice e gestirlo come se è del codice, quindi far approvare delle eventuali modifiche alle infrastrutture, rifiutarle e avere tutto uno storico riguardo a quello che è il cambiamento della mia infrastruttura. Un altro vantaggio, che però non è da poco, è molto spesso quando ci ritroviamo delle risorse nuove da introdurre in azienda, è il passaggio di conoscenze. Quindi io devo andare a spiegare, guarda, l'infrastruttura è fatta così, c'è questo dettaglio che è stato fatto in questo modo, e spesso si fa perdere molto tempo nell'introdurre delle nuove risorse all'interno di infrastrutture già create. Ecco, con un tool di questo genere io ho il mio repository, ho tutto scritto all'interno di questo repository, la nuova risorsa potrà andare su questo repository, leggere il codice e sapere esattamente cosa c'è nella produzione. Tutto questo senza la necessità, o con una necessità di tempo molto inferiore, per appunto fare il passaggio di conoscenze. Allora bene, voi abbiamo visto tutte queste cose, quindi andiamo un po' a capire quali sono le differenze con i classici configuration management, perché come voi sapete anche Ansible, Puppet, Chef possono tutti creare e gestire delle infrastrutture. Ma allora perché stiamo parlando di Terraform e non stiamo parlando di Ansible? Allora, quali sono le principali differenze? Non sono innanzitutto la stessa cosa, quindi fanno cose diverse, e soprattutto andiamo a vedere un attimino. Allora, i configuration management sono stati pensati e creati per gestire del software, per installare e gestire del software. Non sono stati pensati con le logiche di gestione di infrastruttura. Quindi sono due cose completamente diverse.
Un altro grande pecca che poi adesso qualche configuration management ha un po' cominciato a metterci un intappo, insomma, a questo buco, è tutta la parte che dei configuration management non conoscono qual è lo stato dell'infrastruttura attuale. Quindi voi sempre dite, io faccio un dynamic inventory, io tutte queste cose, bellissimo, però se poi io vado a cambiare l'infrastruttura all'interno della console Amazon, il mio configuration management non saprà che l'infrastruttura è stata cambiata. Un altro svantaggio è che appunto sono costruiti per del software che può cambiare. Un'infrastruttura, una volta che è fatta, difficilmente andrà a mutare in modo radicale. I configuration management invece sono stati fatti per del software che deve essere costantemente aggiornato, e tutto questo genere di cose. Quindi vediamo un esempio. Qui, come potete vedere, allora, sulla destra c'è il codice Terraform che poi insieme andremo ad analizzare un po' meglio, e sulla sinistra invece c'è del codice, in questo caso Ansible. Ok, entrambi i codici fanno esattamente la stessa cosa. Ok, quindi potete vedere il numero di stanze con un count, ok, di 10 in questo caso. Andiamo a creare un certo tipo andiamo a utilizzare un certo tipo di immagine e andiamo a creare un certo tipo di stanza, quindi in questo caso la T2 Micro. Una volta che io ho eseguito queste parti di codice, che cosa otterrò? Avrò 10 stanze, sia con la parte Ansible che con la parte Terraform. Ok? Vediamo però nel momento in cui io ho necessità di fare scale out, la mia applicazione cresce e voglio deployare più macchine. Cosa succede? Succede che io vado a modificare questa parte di codice in Ansible, ok? E dico, guarda, io posto che 10 stanze ne voglio 15. E faccio la stessa cosa in Terraform, io posto che 10 stanze ne voglio 15. Che cosa succede? Succede che Ansible, non conoscendomi lo stato dell'infrastruttura attuale, mi andrà a creare 15 nuove macchine, non solo 5, e quindi avrò in totale 25 macchine contro le 15 che io ho richiesto e contro le 15 che il codice Terraform mi andrà a mettere in produzione. Benissimo, allora arriviamo a un altro punto. CloudFormation, cioè Terraform e c'è CloudFormation, ce ne sono altri, ma questi sono i più utilizzati. Allora voi mi direte, perché io non posso usare CloudFormation? Allora vediamo subito quali sono i vantaggi di Terraform nei confronti di CloudFormation. Innanzitutto, Terraform è multi-provider, quindi io con Terraform posso scrivere il codice che si integra con OpenStack, Azure, Amazon, Google Cloud Platform, DigitalOcean, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa che è ancora più bella di Terraform è che questi sono solo cloud provider. Io in Terraform posso andare a integrare altri servizi come DNS Simple per la configurazione di DNS, posso andare a scrivere del codice per creare degli alert in Datadog. Tutto questo fatto sulla mia infrastruttura. Poi vedremo con Terraform ci sono degli output. Che cosa ti permette? Ti permettono di printare, di rendere visibile tramite delle variabili quelli che sono l'indirizzo IP, l'elastic IP della macchina o quello che è l'ID del subnet group, della subnet o del security group, e questo ci permette di creare un codice che in tutto e per tutto crea la parte di infrastruttura ma anche la parte di monitoraggio e perché no la parte di gestione del DNS. E poi questi sono altri vantaggi. Allora, innanzitutto Terraform genera un piano di esecuzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima ancora di eseguire tutta l'infrastruttura, io so quali saranno i cambiamenti che ci saranno all'interno dell'infrastruttura. Questa cosa CloudFormation non la fa. Possibilità di scrivere plugin custom. Quindi se io conosco, come vedete, no, qui non ho scritto, se conosco il Go, io posso scrivere i miei plugin che voglio, li integro con Terraform e potenzialmente qualunque servizio sul web che espone delle API lo posso integrare con Terraform, qualunque. Usa un linguaggio che purtroppo non è open source, ma è un linguaggio di HashiCorp che si chiama HCL, che però è molto più semplice rispetto al JSON, è molto più facile da leggere, facile da scrivere e facile anche da capire. È un tool open source, questo è un altro vantaggio che non è da poco, quindi c'è una community di persone alle spalle di Terraform che comunque vi permette di trovare tanto codice già pronto e già fatto nei vari repository su web.
Un altro vantaggio è che appunto salva lo stato dell'infrastruttura, anche questa cosa CloudFormation la fa. Quindi io so che su Terraform, insomma, avrò un file che si chiama tfstate, poi lo vediamo, mi salva l'infrastruttura nello stato attuale, così come è adesso. Vediamo un pochettino quello che è un esempio. Quindi in questo caso io vado a creare un'istanza EC2, ok? Quindi avrò la risorsa, che è quella in nero, il tipo di risorsa, quindi in questo caso AWS underscore instance, e ho il nome web. E poi vado a specificare dei parametri. Quindi ho una serie di parametri, in questo caso ne ho inseriti solo due, ma io qui posso specificare una serie di parametri. Quindi andrò a dirgli quale NIA utilizzare, andrò a dirgli che tipo di istanza creare. Io qui posso andare a creare tutta una serie di altre risorse, quindi andare a dirgli guarda, attaccami un volume IS, usami questo ruolo IAM o utilizzami questa subnet. Posso fare tutta una serie di cose che però, come dicevo, oggi faremo un po' un'introduzione, quindi se qualcuno vuole vedere una cosa un po' più approfondita o troviamo un momento nella giornata di oggi o mi scrivete e ci risentiamo, insomma, senza problemi. Bene, quindi rivediamo un pochettino quel classico percorso che la nostra famosa startup aveva fatto un po' all'inizio. Allora, crea un'istanza, questo è il codice. Poi ovviamente ci sarà da fare qualche modifica se voglio una summon specifica, eccetera, però questo è il codice che con Terraform mi permette di partire e creare un'istanza. Giorno 2, tante istanze, numero di istanze, un'istanza di back office, un'istanza web, due istanze. E poi ho tutta la parte in cui assumo degli altri sviluppatori, quindi come faccio a gestire questo codice? Lo faccio con Git, tranquillamente, come se fosse un codice applicativo. Quindi creo un repository, aggiungo il mio file dell'infrastruttura, faccio un commit e faccio un push. Arriva un nuovo sviluppatore, mi fa il clone, mi modifica il file dell'infrastruttura, mi aggiunge delle parti di codice, mi fa il commit e fa il push. E io ho tutto sul repository. Quindi vediamo un po' invece tutta la parte di codice legata a Google Cloud Platform. Questo è il codice che serve per creare l'istanza, un'istanza su Google Cloud Platform. E come vedete è veramente molto, molto simile per quelle che sono le differenze rispetto ai due cloud provider. E quindi poi così si va avanti e continueranno a creare questa infrastruttura. Vediamo un po' quello che c'è under the hood, insomma, sotto. Questa è la configurazione del provider di Terraform. Quindi io in questo caso, con queste tre righe, vado a specificare come connettermi ad Amazon. Quindi io ho un provider Amazon, ma lì al posto di Amazon ci può essere scritto qualunque cosa voi volete, Google Cloud Platform, Datadog, tutti gli esempi che vi ho fatto prima. Qui vado a specificare Access Key, quindi andrò a creare dentro io un ruolo con la programmatic Access, andrò a specificare l'Access Key, andrò a specificare la Secret Key e poi la region di accesso. E così io ho fatto tutta la parte di accesso e accesso al cloud provider. Questa, vabbè, sempre la parte di creazione di quello che è una macchina, insomma. Quindi vediamo un pochettino la parte di plan. Quindi qui cominciamo a entrare un po' in Terraform. Quindi una volta che ho scritto il mio codice, avrò un mio file chiamato myplatform.tf, che è lo standard Terraform, farò un Terraform plan. Il plan cosa mi fa fare? Mi fa in genere innanzitutto un file che si chiama tfstate, che cosa fa? Mi stora all'interno, mi contiene all'interno di questo file l'ultimo stato dell'infrastruttura, quindi che cosa è stato creato, che cosa non è stato creato, che cosa è stato cancellato e tutti i vari ID. Quindi questo è un esempio. Una volta che ho fatto il Terraform plan, farò il Terraform apply, quindi il plan mi mostrerà le differenze tra quello che c'è nell'infrastruttura attuale e quello che ci sarà dopo aver eseguito l'apply. Quindi Terraform plan mi salva il tfstate dove c'è lo stato dell'infrastruttura e mi mostra i cambiamenti che ci saranno nel momento in cui applicherò il mio codice. Poi comunque questa è una parte che vedremo. Questo è l'apply, quindi nel momento in cui ho fatto il plan
e ho approvato le modifiche che vorrò fare all'infrastruttura, farò la parte di apply. Quindi in questo momento mi verrà creata l'istanza e poi avrò questo bellissimo output in cui dice: guarda, benissimo, una risorsa l'ho creata, perché non c'era, in questo caso zero, ma poi ci saranno una serie di risorse che verranno cambiate e una serie di risorse che eventualmente verranno distrutte. Cosa mi permette di fare questo Terraform Show? Terraform Show è un altro comando Terraform che mi permette appunto di vedere e fare un print di quello che è il file tfstate, che è quel file che vi dicevo prima, che conteneva tutto lo stato dell'infrastruttura. Questo è un semplice output, quindi poi lo vedremo comunque bene nella demo, però quello che c'è insomma è l'istanza è stata creata, che si chiama web, che ha un certo ID, che ha un certo MI, che è associato a un indirizzo IP pubblico in questo caso, che si trova in questa region, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare il cambiamento dell'infrastruttura cosa faccio? Semplicemente questo. Quindi modifico il codice, cambio da small a medium in questo caso, riesegue plan, riesegue apply, e in questo caso Terraform mi andrà a distruggere la macchina precedente e mi creerà una macchina nuova. Anche questo è una cosa che vediamo nel dettaglio. Quindi anche qui la stessa cosa, plan, avrò mostrato in modo molto chiaro, come vedete qui, quello che saranno i cambiamenti. Quindi avrò il cambiamento che passerà dall'istanza, il tipo di istanza che passa da T2 small a T2 medium, e come vedete la parentesi mi indica che verrà creata una nuova risorsa, quindi la macchina che ho in questo momento verrà cancellata e ricreata. Questo è un po' il flusso, insomma, quindi mi genera un TF state locale, faccio una verifica, faccio una comparazione tra quella che è l'infrastruttura attuale e quella richiesta, genero l'execution plan e poi applico tutto. Quindi Terraform apply, mi applica l'execution plan e mi fa l'update del TF state. Parte di istruzione dell'infrastruttura, quindi cosa possiamo fare? Facciamo un Terraform plan ma corruzione meno destroy, quindi in questo caso mi andrà a distruggere tutta l'infrastruttura. In questo momento purtroppo non ho un modo molto semplice per andare a scegliere solo alcune risorse da cancellare. Quindi nel caso in cui, non so, ho creato 10 istanze C2 e di queste ne vorrei scegliessi di voler distruggere solo due, io in questo momento devo fare un po' di modifiche abbastanza non troppo semplici nel codice. E questo è quello che è l'output. Come vedete, nel plan qui avrò un meno che mi indicherà che appunto questa istanza verrà totalmente distrutta. Terraform destroy, avrò fortunatamente un'opzione per confermare, quindi non, diciamo che se faccio Terraform destroy non è che tutto mi viene distrutto, dovrò confermare il fatto di voler distruggere l'infrastruttura, che questa è sempre una cosa buona, e niente, quindi in questo caso verrà distrutto tutto. Quindi adesso vediamo un po' una demo. Come vi dicevo, non creeremo niente di trascendentale, ma ribadisco, se volete un qualcosa di più profondo, abbiamo già fatto dei bellissimi template Terraform per fare tutta la parte di RDS, Application Load Balancer, Elastic Load Balancer, tutta la parte di integrazione con Google Cloud, tutta la parte di EBS, abbiamo fatto delle belle infrastrutture con Terraform. Quindi nel caso in cui volete vedere qualcosa di un po' più tecnico e più profondo, mi scrivete senza problemi, come vi dicevo ci troviamo e lo vediamo insieme. Allora, la parte di demo. Allora, come vedete, qui ho la console Amazon aperta, ok, questa è una bellissima istanza che ho fatto prima, vediamo se non è scaduta la sessione, ok, non è scaduta, non ho nessuna istanza, ok? In questo caso, con tutta la parte di Terraform che ho scritto, andremo a creare anche la parte networking. Quindi, se andiamo qui e ci scriviamo VPC, andiamo a vedere che ci sarà la VPC standard di Amazon, ok, quella che crea in automatico, ma non ce ne saranno altre, ok? Quindi Summit non ne ho, Rotable quella di default, però come vedete qui non c'è niente. Quindi, vediamo un attimino magari quello che è il codice. Allora, porto di qui, adesso non so se si vede, vediamo se riesco a ingrandire un po'. Ok,
Quindi abbiamo introdotto qualche concetto nuovo. Allora, innanzitutto ho il file delle variabili, quindi questo file non verrà ovviamente commentato, e qui ho quello che dicevo prima, quindi tutta la parte legata all'accesso ad Amazon e la parte legata alla variabile della chiave che utilizzerò per accedere alla macchina EC2. Nel file main ho la parte del provider, quindi in questo caso utilizzo una variabile per poter commentare il file main e l'unico file che non commenterò sarà il variables, dove appunto c'è dentro le chiavi di accesso. In questo caso utilizzo dei moduli, quindi i moduli come vedete sono queste cartelle che vedete su questo lato, quindi modulo EC2 e modulo VPC. Quindi all'interno di questi moduli io andrò a scrivere il codice per creazione di istanze o parte di rete. Qui ho tutta una serie di variabili, okay, che vengono prese da un certo modulo, quindi in questo caso il modulo VPC, quindi la variabile HTTP From All Security Group ID, quindi l'ID di quel security group del modulo VPC verrà diciamo mandata con questo nome, quindi nel modulo EC2, ok? Mentre nel modulo VPC in questo caso non vado a inserire nessuna variabile di altri moduli. Ora vediamo un pochettino quello che è la parte di VPC. Quindi anche qui molto semplice, come vedete, quindi vado a specificare il nome della risorsa, creo in questo caso un security group, okay, che mi permette in ingresso la porta 22 e mi permette in uscita tutto il traffico. E in questo caso vado a specificare quello che è la variabile che mi specifica l'ID della VPC. Anche qui poi vado a creare tutta una serie di altre cose, quindi un altro security group in questo caso che però mi permette il traffico HTTP. Anche qui nelle variabili ho appunto inserito un IP range, quindi un IP in questo caso che è internet, insomma tutto il mondo, per poter accedere in SSH alla macchina. E poi dei cheater per quanto riguarda le subnet e la VPC che andrò a creare. Questa è la parte invece legata quindi alla creazione della VPC. Quindi, come vedete qui, utilizzo una risorsa diversa che è Amazon VPC, chiamata default, e vado a specificare quindi il seeder block, che è quello che prendo dalla variabile che ho visto prima, e tutta una serie di altre opzioni, quindi di abilitare il DNS name, di abilitare il DNS support e di aggiungere un tag, perché non può mancare, a quella che è la VPC. E qui sotto vado a fare tutta la parte di creazione, quindi dell'inter gateway, della route table, della subnet, e faccio l'association tra la route table e la subnet. Quindi questo è il modulo VPC. Vediamo velocemente il modulo EC2, anche se sarà appunto molto semplice. Qui ho qualche variabile in più, quindi vado a specificare l'ID della subnet, che è quella che ho creato precedentemente nel modulo VPC. Vado a utilizzare una certa chiave, che è quella che ho definito nel file variables globale. Vado a specificare dei security group che dovranno essere attaccati a distanza e non block device, in questo caso che sarà IBS, da 50 giga. Il tag, e poi sotto in basso vedete che faccio l'associazione tra Elastic IP e la macchina. Quindi in questo caso andiamo a specificare questo valore, che è l'ID dell'istanza demo. Per quanto riguarda le variabili, qui abbiamo una cosa un po' particolare che si chiama una funzione in Terraform che si chiama data, che appunto mi permette in questo caso di andare a pescare l'ID dell'NI in modo automatico. Quindi io con questo pezzo di codice avrò sempre l'NI più aggiornata, in questo caso è CentOS. Quindi io andrò a utilizzare la funzione AWS NI col nome 107, gli dico che voglio la più recente e poi applico una serie di filtri per fare in modo che riesco ad arrivare esattamente sull'immagine che io ho scelto. E qui sono una serie di variabili che invece mi arrivano dal main.tf. Ok, quindi questo è quello che è un po' tutta la parte di infrastruttura. Adesso vediamo come fare. Ok, quindi qui vado a fare un Terraform plan. Quindi in questo caso mi andrà ad aggiornare tutti i vari dati, quindi andare a pescarmi, come vedete sopra,
tutta la parte di aromatizzo disponibile in questo caso in quella region, in questa parte, vedete? Quindi col data ho fatto esattamente la stessa cosa che ho fatto per le NI anche per le Ability Zone. Quindi io dinamicamente riesco a tirare fuori da, dalle API di Amazon la lista di Ability Zone. E stessa cosa faccio per le NI. Quindi il plan mi fa un refresh di questi dati e poi mi printa quello che farà Terraform. Quindi in questo caso andrà a crearmi un Elastic IP, andrà a crearmi un'istanza. E qui è tutta la parte di networking, quindi le route table, l'inter gateway, i security group, eccetera. Una volta che mi piace, come vedete, il plan dice 9 da aggiungere, quindi 9 risorse da aggiungere, 0 da cambiare e 0 da distruggere. Quindi adesso cosa faccio? Terraform apply. Quindi vi faccio vedere anche che in questo momento su Amazon continua a non esserci niente, se non la PC default. Terraform apply e qui comincerà a crearmi le risorse su Amazon. Quindi se noi stiamo qui, qui come vedremo a breve, insomma nell'arco di qualche minuto, tutta la parte di creazione. Quindi come vedete qui pian piano sta creando la VPC. Qui ovviamente ci vuole un attimo, però quelli sono tutti dei parametri. Questo è il security group che mi sta creando associato a questa VPC che è quella che io gli ho creato. Questa è la parte di distanza, questa è la subnet, route table association, e adesso a breve vedremo che ci sarà tutto. Allora innanzitutto riguardiamo perché qualcosa secondo me ci sarà già creata. Perfetto, quindi mi ha creato la VPC demo, la subnet, che in questo momento ho questa demo public subnet che ho creato io, e come vedete ci sarà anche route table, che sono tutte quelle chiamate col tag demo, l'internet gateway, e direi basta. Andiamo a vedere tutta la parte di C2. Anche qui vedete che adesso avrò un'istanza in esecuzione, e questa istanza in esecuzione, come possiamo vedere, ha una property zone, ha tutta una serie di parametri già specificati io, e vediamo anche i security group che io ho creato precedentemente. Quindi ora vediamo un pochettino, magari velocemente, perché forse siamo un po' tirati, come fare la modifica del... Dovrebbero partire le domande adesso, comunque. Ok, allora facciamo in modo molto molto veloce. Allora, facciamo una modifica all'infrastruttura. Quindi qui io al posto di fare una T2 small faccio una medium. Ok. Rieseguo Terraform plan. Mi fa sempre il refresh di quello che i dati, e poi in questo caso andrà anche a vedere quel TF state che mi ha creato nell'apply di prima. Vedete qua adesso c'ho tutto l'elenco di risorse che sono state create prima, questa parte non è stata fatta prima, e vedete che in questo momento io ho una nuova istanza. Adesso vediamo, purtroppo là in alto non si vede molto bene, però vedete che c'è quel T2 small passa a T2 medium col tra parentesi rosso forces sarebbe il resource. Quindi una volta fatto questo io faccio apply. Quindi molto semplicemente lui eseguirà la stessa cosa e mi andrà a distruggere l'istanza che c'è in questo momento e a crearne una nuova in un'istanza medium. Ecco, questa è la parte in cui distrugge l'istanza precedente e me ne crea una nuova. Quindi prima distrugge e poi crea. Esatto. In questo caso, perché? Perché la modifica che io avevo fatto necessitava di una distruzione dell'istanza. Nel caso in cui la modifica sia semplicemente un cambio del security group, ovviamente l'istanza non verrà cancellata e ricreata. Verrà fatto solo nel caso in cui ci sia la necessità di farlo. Quindi qui è tutta la parte di ancora di distruzione. Se adesso vediamo... Qui vedete che sta spegnendo l'istanza, mi distruggerà l'istanza a breve e poi me ne creerà una nuova. Parte dai dati della precedente? No. Perfetto, quindi questa ha finito la distruzione dell'istanza e adesso sta creando una nuova istanza. Adesso appena finisce la cancelliamo tutto meglio e poi passiamo insomma alle domande.
magari ci portiamo un attimo avanti mentre qui fa. Io direi di iniziare con le domande intanto che. Esatto, sì, io volevo solo lasciarvi un attimo questo spunto, che con l'introduzione di Infrastructure as a Code questi sono i vantaggi seguendo uno, diciamo, una ricerca che è stata fatta, pubblicata da Puppet. Domande?